sogno assurdo. Oh, non ci provare, ho messo a posto. No, no, dico sul serio. Eravamo tutti in casa, no? E c'era un sacco di gente. E c'eri tu che avevi fatto un esame e te era andato bene. E lì ho capito che era un sogno. Dai, non esageriamo ora. L'ultima volta che hai fatto un esame, la crosta terrestre non si era ancora solidificata. Ma ci stava meglio, eh. Vuoi mettere col tepore avvolgente del magma? Il gattino! Come si chiama? Ma li vado a sferminare. È un troiano o un persiano? Le parole di Scava hanno colpito. Ho deciso che farò un esame. Dove saranno le telecamere? Tipo sul serio. C'è sempre una prima volta, però ho paura. Ma stai tranquillo. E poi si dà il caso che hai davanti il massimo esperto nella preparazione esame. Io non so neanche da dove iniziare. Ma devi stare tranquillo, perché l'importante è seguire la regola delle tre. Imbrogliare, imbrogliare, imbrogliare. Studiare, studiare, studiare. Al giorno d'oggi nessuno vuole studiare. Vogliono tutti imbrogliare. Non è giusto. Saresti a posto con la coscienza tu sapendo di aver imbrogliato? Sì. No, è sbagliato. Perché l'imbroglio è un'arte. Ma vuoi mettere la soddisfazione di passare un esame senza aver toccato libro? Studiare è da codardi. Imbrogliare è da uomini. Tu sei un uomo? Sei un uomo? Sì! E allora studia! Sì, per ora sto in bagno. Per me non è una questione né etica né morale. Solo che non riesco a capire quelli che ti fanno scegliere tra le Rizla e le smoking. È una domanda assurda, è come chiederti se vuoi più bene a mamma o a papà. Ma io non te l'avevo chiesto questo. Ah, ma era falso. Basta studiare, via, via. Mi sono permesso di procurarti il kit del piccolo bastardo. Dunque. Qui puoi trovare tutto di tutto. Leggendo in questa direzione ci sono tutte le formule trigonometriche. Leggendo invece in questa direzione c'è tutta la filosofia greca e latina. Leggendolo invece a 45 gradi puoi trovare tutti i linguaggi di programmazione: PHP, Turing, Pascal, HTML, Winnie the Pooh, Sid Barrett e Maradona. Ora, qui abbiamo tutte le formule della storia, tutte le formule della filosofia, tutte le formule della chimica a partire da... Ma non voglio esagerare. Ora, la chicca sono questi occhiali finto sole con palmare incorporato. Dunque. Ciao. No, stiamo vedendo un porno prima, comunque non ti preoccupare. Ora, questo. No, nel caso dovessero scoprire. Ora, prova a camminare con... questa, no, perfetto, questo, metti questo qui. Benissimo, vai, prova a camminare. Alzati. Ma bravo! Che esempio vuoi dare ai tuoi figli, questo? No, ora ti spiego, è che praticamente... No. Dimmi almeno il nome di una persona, di una sola, che si è fatta una posizione imbrogliando e rubando. Se mi passi l'elenco del telefono... Aspetta! Possiamo passare questo messaggio attraverso la sitcom? Scà ha ragione. Che cazzo avrei fatto non studiando? Ho deciso. Studierò. Luke! Stanno sopra la luce. Sì, sì. Chi sei? Gio! Oh, si è cancellato tutto! Che faccio? Ti prendere dal panico, ti becco tutto io. Capito? Tranquillo. Dunque. Sì, ma che faccio? No, guarda, non devi farti prendere dal panico. Oh, sto film, mamma mia, che è proprio...
Prende, mamma mia, il palo proprio. Di che si tratta? No, è che ci sta sto prete, no? Che c'ha problemi di erezione, poi vabbè. E ci sta insegnare. E poi c'è. Banana? Sono arrivato là. Ecco. Però bello, per poi ti presto il DVD. Bello. Oh Luke, grazie, ora consegno. Oh Joe, mi senti? Joe, pronto? Pronto? Casa base a mamma Oka. Casa base a mamma Oka, pronto? Calma, calma, calma. Come andate già? Prende lode. Il professore ha detto che la mia è stata la critica più intelligente e anche la più coraggiosa dei Promessi Sposi di Giovanni Manzoni.